al termine dell'esercizio della Via Crucis, desideriamo unirci, noi qui presenti e quanti ci seguono, a tutti i fedeli che domani faranno corona al Santo Padre in Piazza San Pietro in occasione della sua ultima udienza generale del mercoledì. Tra essi non mancheranno gli ambrosiani presenti con parrocchie, associazioni e movimenti. Ma vogliamo dire anche noi il grazie sentito al Santo Padre per il dono del suo ministero pastorale così ricco di fede, di testimonianza, di alto magistero e di straordinaria umiltà. Esprimiamo pertanto in questi giorni, nella preghiera, questa nostra filiale vicinanza a Benedetto XVI. Sento in particolare il dovere di richiamare a tutti noi fedeli ambrosiani il compito che il Santo Padre ha affidato ai vescovi lombardi in occasione della recente visita a Limina. Siamo stati l'ultima conferenza episcopale ricevuta. Nel corso di una intensa e familiare conversazione, il Papa ad un certo punto ci ha fatto riflettere sulla centralità geografica della Lombardia rispetto all'Europa. Ed è poi uscito nella seguente affermazione che ci ha impressionato: la Lombardia è chiamata ad essere il cuore credente dell'Europa. È una grossa responsabilità che riguarda ogni fedele a qualunque stato di vita appartenga e qualunque età egli abbia. È una responsabilità e una missione. In secondo luogo, con l'intensificarsi della preghiera, in particolare partecipando a suo tempo alla Santa Messa Pro Eligendo Pontifice, che verrà svolta nelle parrocchie, nelle comunità parrocchiali, intensificando la preghiera col sacrificio del digiuno, con opere di carità, con sincero pentimento che ci conduca, lo ripeto, fino al sacramento della riconciliazione, invochiamo lo Spirito di Gesù risorto perché infonda i suoi 7 doni ai cardinali che stanno per riunirsi in conclave. Lo Spirito conceda loro, sorretti dall'affetto di comunione di tutti i fedeli sparsi nel mondo, conceda loro di interrogarsi umilmente su che cosa egli, lo Spirito, in questo momento di delicato passaggio al nuovo millennio, sta chiedendo a tutte le chiese del mondo che vivono ad immagine della Chiesa universale. Questa nostra domanda purifichi la Santa Chiesa di Dio, così che possa lasciar trasparire sempre più sul suo volto Gesù Cristo, luce di tutte le genti del mondo. La benedizione della Santissima Trinità scenda ora su tutti voi, portatela nelle vostre case, negli ambienti di vita, soprattutto ai bambini, agli anziani, agli ammalati, a quanti sono nell'ombra della morte, ai più poveri e bisognosi. Rinnovo il mio grazie in modo speciale alla zona seconda di Varese e alla zona quinta di Monza che ha preso parte a questa Via Crucis in Duomo, al gruppo della Legio Maria, all'Opus Dei, alla Gesci, tutti quanti hanno partecipato alla preparazione di questo pio gesto.